prima vittoria per l'Avellino con Toscano che decide di schierare i suoi con Radunovic tra i pali, Gonzales, Gimsiti e Diallo in difesa. Belloni, D'Angelo, Omeongala, conferma di Soumaré a centrocampo e Asma sulla sinistra. Tandem d'attacco Hardemagne Verde, quindi esordio dal primo minuto per Daniele Verde che sarà determinante per la vittoria dei lupi. Parte subito forte la Provercelli con Mustacchio, il tiro parato abilmente da Boris Radunovic che si accartoccia e fa sua la sfera. Batti e ribatti in aria per quanto riguarda la Provercelli. Per fortuna Bani non riesce ad insaccare il vantaggio dei suoi. Da questo momento in poi solo Avellino. D'Angelo recupera la palla, la serve ad Hardemagne che serve un assist al bacio per Daniele Verde che fa fuori il difensore con il destro e sempre con il destro, non il suo piede preferito. In diagonale sigla l'1-0, primo gol, prima gioia in campionato per Daniele Verde che sulle ali e l'entusiasmo va via sulla destra, mette palla in mezzo, Hardemagne la stoppa e tira. Conclusione che non inquadra lo specchio della porta, iniziano a trovarsi i due. Questo invece è il fallo ingenuo di Gonzales su Mustacchio lanciato a rete, vediamo, fallo, calcio di rigore, dal dischetto va lo stesso Mustacchio che angola tantissimo il tiro, ci arriva quasi Radunovic, ma c'è il pareggio della Provercelli. Poco dopo Asma prende palla in aria, atterrato e anche qui ineccepibile il calcio di rigore fischiato in favore dei lupi. Dal dischetto ci va Daniele Verde per la sua personale doppietta di sinistro, incrocia, eccolo qui, doppietta. Daniele Verde 2-1 per l'Avellino. Ancora Verde, è suo l'ultimo pallone del primo tempo che si chiude, quindi con i lupi in vantaggio per 2-1. Nella ripresa si chiude così come era finito, con questo brivido di Gimsiti che stava per regalare palla a Mustacchio. Per fortuna Radunovic è attento e non si fa impensierire. Hardemagne comincia a prendere le misure alla porta di Provedel e infatti poco dopo lancio di Belloni, Hardemagne con il destro insacca il 3-1, il primo gol di Matteo Hardemagne che fa una corsa fin sotto la curva sud per festeggiare con i tifosi biancoverdi e festeggia anche con Daniele Verde. La Provercelli prova con Altobelli ad accorciare le distanze, colpevolmente lasciato solo ed è arrivato fino al limite dell'area. Il tiro, come vediamo, per fortuna è alto sopra la traversa. Lancio per Idrissa Camara, è entrato al posto di Verde, si accentra con il sinistro, guarda la porta, il tiro, incredibile traversa di Idrissa Camara che avrebbe bagnato il suo esordio in Serie B con un gol bellissimo. Nel finale c'è questa grande parata di Radunovic sul colpo di testa di Bani. La Provercelli nel finale si fa sotto, si fa pericolosa e trova anche il gol del 3-2 al 92esimo con Lamantia entrato nel finale. Rivediamo complice anche una leggera deviazione di Gonzales. E si chiude così la partita con questo gol del 3-2 della Provercelli. Avellino finalmente centra la prima vittoria in campionato.